Ieri l'incontro presso il Ministero del Lavoro tra Acciaierie d'Italia e il sindacato per provare a raggiungere un'intesa per la cassa integrazione del gruppo Acciaierie d'Italia in scadenza il prossimo 28 marzo. Il segretario nazionale di FIMCISL Valerio Dalò all'uscita dall'incontro. Dobbiamo innanzitutto registrare un reale cambio di passo, perché ci abbiamo messo tante ore, ma sono state ore di trattativa reale come forse non vedevamo da tempo con questa azienda. Sono stati riconfermati un po' quelli che sono gli investimenti che ci avevano già presentato in sede di Confindustria e si è entrati nel merito di quelle che sono le condizioni per noi indispensabili per poter pensare ad un accordo. C'è un grande rischio con il non accordo: il fatto che questo tipo di cassa integrazione per Taranto scada a giugno, mentre per gli altri siti del gruppo continuerebbe per 12 mesi, il che vuol dire che un mancato accordo oggi legherebbe tutti i siti eccetto Taranto a queste condizioni e solo il sito di Taranto avrebbe un'apertura per essere ridiscusso a giugno. Per cui stiamo tentando di lavorare ancora con l'azienda per addivenire a un'intesa che garantisca sui salari qualcosa in più ai lavoratori in cassa integrazione, sulla gestione della cassa, l'abbandono di quei sistemi ottocenteschi per cui venivano posti in cassa integrazione i lavoratori anche con un messaggio WhatsApp, garantire rotazioni, garantire una gestione di tutti i lavori, internalizzare quelle attività che non esistevano più per diminuire l'impatto sulle persone, garantire i ratei di tredicesima e cerchiamo ancora di limare qualcosa per poter portare un risultato più alto. E dopo la chiusura della vertenza sulla cassa, Dalò rilancia invece per quanto riguarda i 1600 dipendenti di Ilva in amministrazione straordinaria, un confronto con il ministro Adolfo Urso che sia davvero decisivo, perché questi lavoratori da anni sono in cassa integrazione. Quei lavoratori non devono sparire assolutamente dal perimetro delle trattative e il ministro, nella ripresa del confronto che chiediamo su tutto il percorso del gruppo ADI, quindi ambientalizzazione, ciclo produttivo, prodotti, rilancio e tutto quello che abbiamo sempre chiesto e che non si lega assolutamente per noi a questo percorso di cassa integrazione, i lavoratori in amministrazione straordinaria devono avere risposte.